Sappiamo che la caratteristica principale della PEC è che contiene un certificato il quale ci assicura due cose fondamentali: il contenuto della PEC stessa, del messaggio, e la data. Questo fa sì che una PEC faccia piena prova, quindi sia opponibile a terzi. Vi è però un problema, come ben sappiamo, che questo certificato contenuto nella PEC ha una scadenza, come le firme digitali, come tutti i certificati digitali per l'appunto, il che significa che dopo un tot periodo tale certificato non risulterà più valido. Prendiamo ad esempio una consegna di una notifica effettuata tempo addietro, ovvero nel 2018. Vedete subito che, aprendo tale messaggio con Thunderbird, la bustina che indica graficamente il certificato risulterà con una crocetta rossa. Altrettanto succede aprendo con Outlook, diversa la modalità di visualizzazione grafica, ma anche qui avremo un'allerta sul certificato stesso. Andando a cliccare sul triangolino ci verrà detto che la firma non è valida o attendibile. Possiamo verificare i dettagli. L'errore riportato è che il certificato utilizzato non è più valido. Se andiamo a verificare il certificato stesso, vedremo infatti che la sua validità era dal dicembre 2017 al 3 dicembre 2020. Quindi, effettuando la verifica oggi, risulterà scaduto. Questo porta a pensare che tale messaggio oggi non sia più valido, diventi fondamentalmente come una normale email e quindi che non faccia appunto piena prova. In realtà questo non è vero, in quanto la verifica della firma, quindi del certificato, va fatta nel range temporale della sua validità. Per fortuna io posso capire se si tratta di un certificato semplicemente scaduto per cause temporali o se il certificato non è più valido perché l'email è stata modificata. Nel primo caso la PEC continuerà ad avere valore legale a tutti gli effetti, nel secondo caso il certificato effettivamente avrà perso validità e quindi la sua efficacia. Dobbiamo considerare che questa verifica che viene fatta dai vari client di posta si basa sulla data di sistema, ovvero l'orologio che abbiamo qua. Facciamo infatti una prima prova. Io adesso andrò a modificare l'ora del mio sistema e la porterò in una data in cui il certificato era valido, cioè all'interno del range di validità che abbiamo visto in precedenza. Vedete, ora il mio computer riporta essere il 29 novembre del 2019. A questo punto, se io vado ad aprire la PEC, il certificato, quindi la bustina di Thunderbird, risulterà integra. Che cosa mi dice questo? Che nel periodo di validità della firma questo documento non è stato modificato. Riporto la data corretta, quindi quella di oggi, e vado ad aprire di nuovo il mio messaggio. Vedete che ho la crocetta. Abbiamo fatto però anche un'altra cosa, ovvero questa è la stessa mail che però è stata modificata. Con un editor di testo ne è stato cambiato il contenuto. Io adesso la apro ed ho effettivamente la bustina. Sembrerebbero uguali. Fortunatamente io posso capire il motivo per cui ho la crocetta rossa. Rimodificando nuovamente la data e l'ora, andiamo ad aprire di nuovo le due PEC. Questa è quella scaduta ma non modificata e vedete che io ho come prima il certificato valido. Ma se io invece vado ad aprire quella che è stata cambiata, mi resta dunque l'errore. D'altronde la verifica va effettuata per l'appunto nel range temporale di validità. Un altro sistema per fare la stessa prova è l'applicazione di Apps Avvocati dell'avvocato De Stasio, che mi permette di analizzare senza dover modificare la data del PC. Vedete, ho riportato la data corretta. Adesso da qua io mi vado a prendere prima la PEC scaduta ma buona. Ci viene fatto un report. La voce che ci interessa è questa: integrità della PEC dopo la firma da parte del gestore. Questo ci dice che una volta che è stata messa la firma, quella PEC non è stata modificata in nessun modo. Se io ora vado a prendere quella da me manipolata, integrità della PEC dopo
la firma da parte del gestore o no. Questo dovrebbe spiegare chiaramente la differenza tra le due casistiche, dovrebbe anche dimostrare che non è indispensabile utilizzare un servizio di conservazione, per quanto sicuramente utile e comodo per molti versi, ma non è l'unica strada percorribile per poter tenere al sicuro le nostre ricevute, in particolare quelle delle notifiche a mezzo PEC. Grazie per l'attenzione.